Sono giunto al terzo test chimico dell'acqua dove misuro il pH, l'ammonia, l'ammoniaca, il nitrito e il nitrato. Per quanto riguarda l'ammoniaca, continua a rimanere intorno a 8, forse se si avvicina a 7,5, giudicate voi. Il metodo del test del pH, per quanto riguarda il test pH, è quella di prelevare 5 millilitri, sì, dovrebbero essere 5 millilitri di acqua che ci interessa analizzare, e versarvi dentro 7 gocce del reagente che qui abbiamo. Dopo un paio di minuti possiamo confrontare il colore. Per quanto riguarda l'ammoniaca, abbiamo due siringhe per prelevare l'acqua, con una preleviamo 2 ml di acqua, lo mettiamo nella provetta, e con l'altra siringa prendiamo 1 ml di reagente, mettiamo nella provetta, mischiamo leggermente, aspettiamo 30 secondi, anzi, questo andrebbe messo 0,5 ml. Una prima volta e girato per una trentina di secondi, aggiungere il resto e girare altri secondi e poi confrontiamo i valori confrontando il colore con la scala che abbiamo. Il nitrito preleviamo, attenzione, la siringa è da 2 millilitri, noi preleviamo 1 millilitro, lo mettiamo nella nostra provetta con il mini cucchiaino. Prendiamo un raso del reagente, lo versiamo nella provetta, mischiamo, aspettiamo qualcosa come 3 minuti, lo lasciamo riposare e confrontiamo nuovamente il colore con la nostra scala. Vediamo che sono estremamente basso qui. Questa settimana sono molto basso anche per il nitrato. Abbiamo due reagenti per il nitrato, preleviamo 1 ml di acqua con la siringa da 2 ml, lo mettiamo nella provetta, versiamo 3, 4, non lo ricordo, 4 gocce di reagente e un raso del mini cucchiaino del secondo reagente. Mischiamo, aspettiamo. Lasciamo riposare per 3 minuti e confrontiamo i valori. Questa scala può essere consultata in due modi: può essere visualizzato dall'alto e la lettura che abbiamo è quella corrispondente a quello che c'è scritto sopra, altrimenti possiamo configurarla lateralmente, un momento, in questo modo. Ok, ecco qualcosa di questo genere qui, e il valore della scala mi pare che vada ridotta di un decimo, infatti somiglia al 50, e infatti guardandola da sopra siamo intorno al 5, direi. Bene, attraverso il vetrino vediamo che è simile a quello del 5, non è modificato dal colore perché il vetrino. La provetta è trasparente. Credo che il motivo per cui si siano abbassati così tanti valori di nitrato sia perché le piante sono cresciute. Ciao piccolo. I pesciolini sono attenti, scendi subito giù di lì. Tutto velenoso qui, maremma. E i pesciolini sono pochi e piccoli piccoli. Ciao, grazie per avermi ascoltato e guardato.